Desta preoccupazione la situazione contagi nel comune di Centola. Il primo cittadino Carmelo Stanziola ha comunicato alla cittadinanza che nei giorni scorsi sono pervenuti da parte dell'ASL di Salerno ulteriori casi positivi e ad oggi la situazione è la seguente. 18 casi a Centola, 6 a Palinuro, 2 a San Severino, 2 a Foria. Ho convocato il COC, ha detto Stanziola, e dalla riunione è emersa la necessità di predisporre un'ordinanza restrittiva che ha come finalità di arginare il più possibile il contagio in atto. Nella stessa si intende contingentare anche gli accessi al cimitero durante la ricorrenza della commemorazione dei defunti. Si raccomanda ai commercianti il pieno rispetto delle norme vigenti anti-Covid, mascherina, distanziamento, la cui inosservanza verrà sanzionata come per legge. La situazione richiede da parte di tutti massima attenzione e collaborazione. Nei giorni 26 e 27, continua inoltre il sindaco, sono stati effettuati nel nostro comune in tutto 73 tamponi. Nella serata di ieri sono arrivati i risultati dei 15 tamponi effettuati giorno 26, tra questi risultano 3 casi positivi. Non sono ancora invece pervenuti i risultati dei 58 tamponi del giorno 27. Risultano quindi attualmente 18 casi positivi a Centola, 6 a Palinuro, 2 a Foria e 2 a San Severino. Si comunica che nella giornata di oggi verranno effettuati inoltre 22 tamponi a cittadini di Centola, Foria e Palinuro, per la maggior parte a chi ha partecipato alle cure termali a Contursi. Venerdì invece 29 ottobre dalle 14.30 alle ore 15.30 verranno effettuati altri 36 tamponi, compresi gli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria di Centola Capoluogo. Inoltre, ribadisce poi il sindaco Stanziola, mi vedo costretto a fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino a non divulgare notizie non veritiere e soprattutto a non creare allarmismi fuori luogo e senza nessuna competenza. Le notizie ufficiali sono in capo al sindaco, quale autorità sanitaria locale, e al capitano della Polizia Municipale Giuseppe Corsaro, dallo stesso delegato.